niente e riparte ancora la tentativo, palla grande che rimbalza sul ferro tre volte, apertura rapidissima, c'è Kiki Clark, il suo 1,73 m, il canestro in punta di dita, quello che gli americani chiamerebbero finger roll. Tu scuoto, ho capito che sicuramente per Mazzone è arrivato il momento di una risposta dopo la tripla di Hurt, altrimenti Varese potrebbe davvero cominciare a scavare il solco in questo primo quarto. Clark che cerca di andare via a Garry, Garry che gli mette una mano, poi però Kiki Clark riprende il pallone tra le mani e mette dentro un canestro davvero prezioso per lo Sham, e non soltanto con i trionfi europei ai giochi del Mediterraneo. Beh, Recalcati è inventore di basket, Mazzone è un grande studioso. Intanto che cosa non ha fatto qua Kiki Clark, che si è portato a spasso mezza difesa di Varese. È migliorato molto per lui, ma sono una valanga per un giocatore che fino ad ora davvero aveva rappresentato una specie di incognita viaggiando a 7 punti di media partita. Kiki Clark, eccezionale il suo repertorio di finte, di movimenti serpeggianti. Sta di fatto che a 4 minuti e 10 dalla fine questo tecnico potrebbe condizionare l'esito della partita, ma non ne sono così convinto. Varese, soprattutto in casa, non ha nessuna intenzione di mollare. Abbiamo visto però come nel caso del... andare a tirare in faccia di Avarà piuttosto che a, ti ripeto, aggiungo altri nomi, Sabonis, Vrankovic, gente che in questa pallacanestro per da quando non so più. Quarto fallo anche per quello che riguarda Christian Kangur, con quattro falli Venezia Sle.